Forse nelle prossime ore, nei prossimi giorni, i nostri concittadini si domanderanno quale fosse la fretta e l'urgenza per stare qui di notte ad approvare questa norma. Noi sinceramente non la vediamo, però un'ipotesi mi permetto di farla, cari concittadini. Credo che sia in scadenza una cambiale di quelle a giorno fisso che non si possono posticipare. Una cambiale che il governo e questa maggioranza devono pagare alla Lega, ma non alla Lega sovranista che abbiamo conosciuto in questi anni, che va a Catanzaro a dire prima Catanzaro, a Nuoro a dire prima Nuoro e nel resto d'Italia a dire prima, 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 ma alla Lega che abbiamo conosciuto da ragazzi, da giovani, quella, la Lega Nord per l'indipendenza della Padania, quella dei riti celtici, dei riti padani, dei riti pagani. Ecco, io credo che l'urgenza di questa notte vuole far approvare una legge pericolosa, una legge che spaccherà e dividerà il nostro paese, una legge che avete voluto approvare senza ascoltare nessuno. Non si cambiano norme così importanti per il paese senza parlare con l'altra parte del paese, con l'altra parte del Parlamento, senza ascoltare Confindustria, senza ascoltare la CEI, senza ascoltare i costituzionalisti e tanti che in questi mesi vi hanno detto di ragionare. Ecco, questa norma colpisce due aspetti fondamentali, l'unità e la solidarietà. E guardate che solo insieme si va avanti. Io dico una cosa, Presidente, c'è un tema un po' problematico, che questa cambiale, secondo quello che state per approvare, non la pagherà maggioranza e governo, ma la pagheranno i cittadini italiani, e questo non ve lo permetteremo. Grazie. Grazie, onorevole Ciani.